Squadre già sono in campo insieme a Sonia e Almas Roma, due squadre che al momento cercano di togliersi dalla parte bassa della classifica e perché no trovare un posto al sole in una classifica che è veramente trasversale in questo momento. 1-2 corner, pallone in mezzo e qui che azione che si mangia di passaggio a cercare gioia e regolare, pallone in mezzo tutto chiuso, Nicola Santi scivola a terra, la chiusura da parte di Scognamiglio, a prendere il pallone in avanti adesso, va Di Palma, il tiro, la parata, cross in mezzo di Dominicis, Scognamiglio protetto nell'uscita, auspicava il giocatore insieme a Sonia, tanto Di Vito prova a proporsi in avanti, Maria è lontanissima, parte Emma, pallone teso, para. Si vede il pallone, il cross in mezzo anticipato di Vito, bene verso Gioia, va il capitano a proporre ververso lo stesso di Vito, Di Vito lo stop a seguire il pallone basso in mezzo e c'è il gol, Emma 1-0, Jeremy Emma al 35esimo porta in avanti l'Ausonia, ma il pallone lo ha messo in mezzo di Vito, ottimo il suggerimento Almas Roma, una spiovere in mezzo, non è basso però a cercare Baglione, vediamo se crossa lui, no, allarga per Emma, tutto regolare, Emma il pallone sul secondo palo, cercare Cocker, Cocker il cross in mezzo e qui Di Palma gira, va Pascarella, recupera metri di campo, ingaggia un bel duello con Petrizza, Pascarella il cross in mezzo, ancora la maglia verde della nostra Roma che sta presentandosi in maniera convincente, intanto c'è un'azione pericolosa in mezzo, Piro Lozzi, Palma elude un avversario, quello è un dribbling, poi il tiro di Baglione, Maratoni impone il suo pallone, il tiro, pallone che sbuca, Minniti, palla in mezzo per Di Palma, si gira Di Palma, la parata, andrà a cercare Emma, cicca il tiro Emma, poi Mallozzi, sfera che resta, Gaffi, Di Palma prova a puntare, lo ha ancora praticamente Olivieri in quel caso, Sensio prova a puntare, messo giù, passa Roma, guida con Sesao, che era quello che poi avevo chiesto ai ragazzi prima di iniziare la partita, come ho detto, come arrivava non aveva importanza, oggi era fondamentale i tre punti, siamo stati bravi ad ottenerli con tutte le forze, quello che ho detto prima di iniziare la partita, ci sono delle partite che valgono doppio e questa forse era una di quelle lì, perché veniva, ecco, prima della pausa natalizia, perché era contro una diretta concorrente, perché era contro una buona squadra, avevo preso delle informazioni che poi puntualmente si sono verificate, quindi era una partita che dovevamo portare in porto con tutte le forze, siamo stati bravi, sono veramente contento.